Un nuovo tratto dedicato alla mobilità dolce che connette da oggi la zona Tortaia con quella di Maccagnolo, collegando così due quartieri densamente popolati. Abbiamo con oggi inaugurato un nuovo tratto che va a collegare due tratti ciclabili già esistenti. Oggi siamo nella zona Tortaia, con questo nuovo tratto di circa 500 metri andiamo a collegare la zona Tortaia con la zona dell'ospedale, con la zona di Saione, un collegamento che, come inserito nel PUMS, nel Biciplan, serviva proprio per dare continuità ai percorsi ciclabili già esistenti, e grazie ai fondi del PNRR e alla parte tecnica dell'amministrazione che aveva portato avanti con il Biciplan tutto quello che è necessario per sviluppare la mobilità sostenibile, con questa nuova inaugurazione abbiamo dato continuità a quelli che sono i percorsi già esistenti nella nostra città. L'importo dei lavori, interamente finanziato dal PNRR, è pari a 175.800 euro. Che rientrano nel percorso di rigenerazione urbana. Ricordo che con questo investimento l'amministrazione ha progettato e già messo in campo, e in parte ci sono i lavori in corso, circa 7 nuovi chilometri di piste ciclabili che vanno a completare il percorso completo di circa 50 chilometri che sono all'interno del Comune di Arezzo. Quindi grandi investimenti da parte dell'amministrazione, che cerca non solo con le infrastrutture, ma sicuramente le infrastrutture sono il punto principale per sviluppare la mobilità sostenibile, insieme alla promozione soprattutto all'interno delle scuole, per dare un nuovo volto, una nuova vivacità a quello che sarà il futuro della nostra città e sicuramente della mobilità sostenibile.